L'Oasi San Giovanni è uno snodo importante, soprattutto per i cittadini del quadrante est della capitale che da lontano potranno raggiungere il centro solo con un cambio. L'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture, Comune e Regione. Una giornata storica, così come il capo di Eugenia Raggi. Francesco Rosità. Una grande soddisfazione, una comodità per tutti. Per collegare Montecompatri con il centro, che prima si faceva tanto traffico e si raggiungeva in un'ora. È un segnale importante e forte. Apri la stazione San Giovanni della metro C, fermata in cui la terza linea si incrocia con l'A. Una boccata d'ossigeno per tanti residenti del quadrante est, Pantano, Borghesiana, Torbella Monaca, che ora potranno arrivare più velocemente in centro con un solo cambio, senza dover prendere più ad esempio un autobus. Il sindaco Virginia Raggi inaugura la tratta e prende il primo treno fino alla stazione Teano. È un grande risultato per la città, dice la Raggi, che ringrazia anche i sindaci che l'hanno preceduta. Vorremmo prolungarla oltre, arrivare almeno fino a Borghesiana. Il lavoro continua, la città corre, entra e inizia a competere con le grandi capitali mondiali. Questa è una città in movimento. Roma è orgogliosa di ricominciare a correre. Tanti cittadini che hanno visitato la stazione, la prima archeostazione di Roma, con allestimenti museali tematici. In tanti hanno apprezzato la bellezza della fermata museo. Ora si guarda avanti. Siamo fiduciosi nel dialogo con il governo per il proseguimento della tratta, ha detto l'assessore alla città in movimento Linda Meleo, che parla di una grande festa per Roma. Chi vive nella zona di Pantano, con un solo scambio, potrà essere al centro con tempi di percorrenza veramente brevi. Penso che sia importante ribadire il risultato. Il risultato è il risultato di una squadra che ha lavorato per il bene della città. Ed ora con Antonio Scopertuolo ripercorriamo la storia della metropolitana di Roma. Vediamo. Contrariamente a quanto indica la seconda lettera dell'alfabeto scelta per designarla, la linea B, che è la prima e quindi la più antica metropolitana di Roma, venne inaugurata nel 1955 dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. La sua ideazione invece risale agli anni 30 durante il regime, e lo scopo era collegare la grande stazione Termini, porta della capitale, con l'Euro, che avrebbe dovuto ospitare l'esposizione universale del 1942. I ritardi però hanno pesato molto più sulle buone intenzioni e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ha fatto il resto. La linea A inizia la propria attività nel 1980, anche in questo caso ci sono voluti molti anni per vedere partire il primo convoglio. La legge che autorizzava la costruzione del 1959, mentre i lavori sono iniziati nel 63. Il tracciato collega la capitale da nord-ovest a sud-est in linea obliqua. L'ultimo tratto, la Aurelia Battistini, è stato aperto nel 2000. E arriviamo alla storia più recente. La linea C, terza metropolitana di Roma, va oltre il grande raccordo anulare e collega finalmente le periferie al centro. I primi treni sarebbero dovuti partire in occasione del grande giubileo del 2000, ma in realtà sono passati 14 anni prima che potesse vedere la luce. Con 22 fermate e un tracciato di 19 km realizza un antico sogno, quello di mettere in rete le linee metropolitane. Così, con l'ultima apertura, i treni da San Giovanni in direzione Pantano e quelli provenienti dalla periferia proseguono oltre Piazza Modi fino al nuovo capolinea. Con l'apertura di oggi, attesa da anni, finalmente tutta la città viene collegata. Un bambino di